Salve Toasters! Oggi, beh, siamo di certo in uno scenario un po' atipico perché mi ritrovo su una console non Nintendo, ma questo è tipo il primo video che registro su una console che non è Nintendo. Fammi pensare un attimo. Forse sì. È assurdo, beh, escludendo il computer, ovviamente credo sempre di aver registrato da console Nintendo. Sì. Beh, c'è sempre una prima volta, suppongo. Come capirete dal titolo, è inutile fare tutta questa cosa bla bla bla. Oggi giocheremo a I Am Bread. Perché ho questo gioco e perché ce l'ho su PS4? Intanto l'avviamo. Perché l'altro giorno, come un idiota, mi sono dimenticato di staccare la prova del PlayStation Now mentre stavo giocando. Lo so, sono un grande. Perché giustamente stavo giocando, quindi il controller era già passato, possibilmente, quindi non potevo manco chiedere il rimborso. Eccoci qua, ho visto che c'era questo gioco tra quelli disponibili, ho detto, ehi, perché non provarlo? Mentre che ci siete, se volete mi consigliate qualche gioco che posso giocare che si trova nella libreria del PlayStation Now, perché, beh, adesso ho un mese libero, suppongo. I am loading. Ah, grazie dell'informazione. Tra l'altro questo gioco mi è stato consigliato secoli fa, davvero, perché è la mia icona di tostapane, praticamente ormai leggenda. Ok, questo è lo schermo del titolo, suppongo. What? Io sono pane qui, quindi trattenete le pagnotte. Siamo bakers, cuochi occupati. Amore, torte, what? T-cakes. T-cakes. Non me lo traduce, quindi non ne ho idea. Vabbè, poi frittelle e il team di I Am Bread, XOXO. Oh, però è in italiano il gioco, cioè solo a destra è in inglese. Bah, no sense, però ok. Impostazioni, perché giustamente dobbiamo vedere tutto del gioco. Non ho idea di come funzioni, so che siamo pane, giustamente. non so se c'è una storia, non so se è tipo un simulatore scrauso e basta. C'è una storia! Incredibile! Volete un let's play di questo gioco? Intanto vediamo se mi piace e se piace a voi. Ah, c'è anche Giro in Libertà. Ma noi ci buttiamo nella storia. Via! Cucina! Primo stage! Beh, ci sta. Il granaio benessere, non vorrei andartene più perché poi muori. Forse quindi, cioè. Il signor Morton ha trascorso quasi tutto il sembra della sessione a parlare del passato, concedendo soprattutto sofferimento all'azienda. La Morton, vendita al dettaglio e sul conseguente divorzio della moglie Barbara. Poi è passato a minacciare nuovamente il consiglio comunale mondo dei tappeti del posto. Perché un gioco in cui sei un pezzo di pane ha una storia? La sessione si è conclusa con una sua sfuriata in cui sosteneva che sarebbe andato a fare shopping e non buffarsi fino a scoppiare. Paziente sembra essere vittima di stress di stress, indirizza la sua rabbia contro il consiglio. Bla bla bla. Perché tutta sta storia? Sì? Gli ho consigliato di accettare che al momento la fortuna gli sorrida, ma che è necessario mantenere un atteggiamento ottimista. Domani in programma un'altra sessione. Lo shopping dovrebbe servire a distrarlo. Mentre io ho intenzione di esaminare potenziali soluzioni. Chi sta parlando? Intanto. Il pezzo di pane. Diventa un toast. Ok, sto comandando la fettina. Cioè, non sono ancora un toast, sono pane. I am bread, but I'm not toast yet. Hopefully I will soon. Ok, abbiamo R1, R2. Che figata! È bellissimo! Qui possiamo vedere un tostapane nel suo habitat naturale. Oddio, il terreno fa male! What the... Ah, ok, perché arrivano i batteri! I batteri arrivano molto prima, comunque, però... Come on, come on, dude! Danny, se non la smetti, mangia il PS4 e il toast! Io non sono un toast, F. Abbiamo perso, suppongo. Allora, non cadiamo. Ma come facciamo a raggiungere il tostapane? Ok. Allora, c'è pure un triangolo che non capisco. È X. Ah, mi dice, mi suggerisce cosa premere al momento, forse. Vabbè, noi... Oddio, premere tasti a caso non è una grande idea. Decisamente no. L'analogico non serve a niente, mi stai dicendo. Cioè, io lo sto muovendo senza motivo. No, eppure sembra dare una direzione. Oh! Mi sto condendo! Condiamoci un altro po'. Oddio. Oh, oddio. Oddio, oddio.
Che cosa devo premere? Oddio, devo girare il controller, forse lo capisco meglio. Oh, oh boy. No, non cadere, non cadere. Ok. Come ci arriviamo a tosta pane? Soprattutto dov'è più che altro? Ah, c'è il tempo limite. No, non c'è il tempo limite, c'è il tempo. È diverso. Comunque, bel tutorial. Ma non c'è uno straccio di tutorial. Ah, questo è il tutorial. Colpetto oscilla, aderenza blocca. Ah. Ok. Oh, ora è molto più chiaro. Cioè, io non devo premere tasti a caso. Io mi posso effettivamente muovere con l'analogico. Però, diciamo che l'aderenza al terreno, che sono questi tasti, mi aiutano molto. Tutto chiaro. Il problema è tutto il resto. Diciamo, è tutt'altro che pratico in generale. Oh, shoot. Ok. Ripeto, dov'è il tostapane? Cioè, noi stiamo andando a caso! Stiamo andando completamente a caso, cioè... Oh, il controller trema. Arrampicati, ce la puoi fare. Io credo in te, da Dio dei tosti. Io credo in te. Sono in qualche modo appeso. Sta tremando tutto. Che ansia, madonna. Ok, ok, ci sono. Devo soltanto appendermi anche con R1 e L1. Beh, diciamo che almeno ho un'idea adesso. F. Allora, il tostapane è... Dov'è il tostapane? Oh, c'è una lampadina, non è che... Ops. No, non volevo. A che serve sta lampadina? Lampadina? Ok, l'ho presa. Che cosa fa la lampadina? Ah, è l'invincibilità. Il tostapane è là in fondo. Come ci arrivo? Oddio, bottiglia, levati! Quanto dura questa invincibilità? Cioè, è un'invincibilità, vero? Credo. Oh no! Sono caduto. Sono ancora commestibile grazie alla lampadina. Ringraziamo la lampadina. Ci vediamo fra tre quarti d'ora, suppongo. Ok, ci sono più o meno, eh. Cioè, molto più o meno. Ma tipo molto poco. Però, ok. R1... L2, R1, L2. Mettere il toast, togliere il toast. Però la commestibilità, cioè, diminuisce comunque, eh. Non è che è finito tutto. Io direi, no, vabbè, andiamo direttamente al tostapane. Ops, ho sbagliato. Visuale, please. Visuale, please. Ho detto andiamo al tostapane. Non posso permettermi di arrampicarmi su sto coso che poi ci metto 3 anni e mezzo. Ok. Chi va piano va sano e va lontano, suppongo. E va tostato. Come diamine ci stiamo muovendo? Sembriamo un ubriaco alle 4 di notte. Però, beh, se non lo sapevate, è così che si muovono i toast. Ve l'ho nascosto tutto sto tempo. Credo di stare andando dalla parte sbagliata. Dov'è il tostapane? Non importa. È là? No. Uff. Ok. Arrampichiamoci. Ok. Oh! Non è così difficile. Tutto sommato. Allora. Non parliamo troppo presto intanto. Ok. Tec. No. Aspetta che la fetta di pane aderisca. Perfect. Dai che devi diventare un mio suddito. Suppongo, se io sono... No, dio dei toast. Un mio fedele. Ok. Ok, ci siamo. Non ho capito ancora sta cosa. È tipo un lock. Che cos'è? Boh.
Vabbè, comunque almeno siamo qua sopra. Questo è un passo avanti, sicuramente. Basta che non cadiamo. Ok. Ci siamo quasi. No! No! No, allora. Perfect. Ci siamo quasi. Devo solo aderire con... what? Entra! Come on! Non riesco ad aderire più con niente, quindi... Blocca, aderenza. Entra! Come on, dude! Come on, come on, come on! Forse devo entrare dall'altra parte, solo un'ipotesi. Solo una piccola ipotesi. Ci sono quasi, giuro. Come on, 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 come on. Non gira, il fatto è che... Voglio piangere. Beh, potete vedere l'anatomia della fetta di pane così, suppongo. Che bel gioco, eh? Visuale proprio fantastica. Ok, allora, risaliamo. Cosa può andare storto? Risaliamo, a poco. Tac, tac. No, 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 no. Di nuovo, e rieccoci. No! Cos'è la lettiera del gatto? Vabbè. Siamo ancora commestibili, suppongo. 2000 years later. Oddio, oddio, sto uccidendo i miei amici. No, no, aiuto, 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 aiuto. Dead, perfetto. Stavo dicendo poco fa, prima di mutare il microfono per sbaglio, che questo gioco ha una grafica fantastica, Sembra da PS2. Cioè, sembrano modelli scaricati da internet, dai. Forse l'unico lato un pochino positivo è la fisica, forse. Ma, vagamente. Se non fosse che ci ho messo 20 minuti a far entrare il toast. Non so dove stiamo andando, tra l'altro. Qual è l'obiettivo? Che cosa dobbiamo fare? Boh, chi lo sa? Andiamo avanti. No, stupida palla! Perché ci sono... Non sono topi veri, Cioè, voglio sperare... Non si muovono. Sono topi giocattolo, ok? Perché se erano topi veri... Scherzavo, altro che PS2. Nintendo 64. Ok, ci siamo. Dove? Non lo so, però ci siamo. Perché... Sto andando fuori dalla finestra. Perché siamo qua. Non so dove altro andare, quindi... Credo che l'idea migliore sia andare di lato a sto punto, dato che... No, stupida visuale! Cioè, sto gioco... Voglio trovarci un pro. Beh, diciamo che... Il titolo e il fatto che sia... sia un toast è una cosa positiva. È un lato positivo. Toast su 10. Toast su 10. Ok, stiamo per... arrivare alla finestra senza motivo. Là fuori c'è GTA San Andreas. wow, davvero. I livelli di dettaglio di sto gioco incredibili. Guardate la pianta, super realistica.
praticamente, come dividiamo il nostro sviluppo? Beh, impieghiamo 50 ore per modellare la fetta di pane e le sue variazioni. Il resto lo prendiamo su internet. No? Lo prendiamo da San Andreas pure. Che erba realistica abbiamo là pure. Mannaggia. Beh, la musica sì, sembra da Cooking Mama Scrouse Edition. Cioè, la musica di Cooking Mama è più bella, a essere onesti. Perfetto. Perfetto. Non lo so, saliamo qua. Siamo bloccati. Non sto premendo nulla, poi lo vedete pure voi. Sono letteralmente... Ok. Ce l'abbiamo fatta, forse. Come l'ho detto. Ok, ci siamo. Cioè, vi ripeto, sto viaggiando senza meta, quindi ci siamo, non lo sappiamo. Forse sì, forse no. Oh no. Ok. Dove stiamo andando? Questo è il frigo. Non è il frigo, è il televisore. Ci sono le cassette. Tanto per ricordarvi che questo gioco è obsoleto. Là c'è la mia lampada. La lampada Pixar, magari. In tutto ciò... Non lo so. In tutto ciò... Toastbusters! Breedator! Loaf, actually! Dawn of the Bread! Bread Dwarf! Vabbè, dai, un'ora di sviluppo per pensare questi nomi. Non lo so, andiamo nel cestino. Mi pare un'opzione plausibile, no? Wow! Wow! Ottimo! Bene. Non posso manco buttarmi. Saliamo. Suppongo. Almeno vedo meglio. Se riesco. Ok. Ho spasciato tutto, però... Non vedo tostapani in giro. A parte... beh... me. Forse il tostapane è l'amico che ci siamo fatti. Forse il tostapane è il viaggio. Forse devo lasciare perdere questo gioco di grande qualità. Forse. Vediamo le altre modalità, va. Via. Via. Allora. Corsa dei bagel, furia, caccia al formaggio. Vediamo la corsa dei bagel. Di nuovo la cucina, no, non la voglio vedere la cucina. Vabbè, però sono curioso di vedere come funziona sta modalità. Va bene. What? No, scusa. Si chiama I am bread. O sbaglio? Wow. Beh, almeno riesco a giocare con questo. No, non riesco a giocare, scherzavo. Non si può giocare. È ancora peggio. Sono caduto. Mio Dio. Ok. Se uno ci prende il ritmo, non è male. Cioè, è sicuro più decente del toast. Almeno ti puoi muovere non a passo di lumacona Gary. Devo andare là, ok. Suppongo. Nice. Poi là. Poi, non lo so, qua. Boh. Non vedo checkpoint. Ok, quello è un checkpoint, suppongo. Perché hanno messo un cartone qua? Perché immaginavano che ci sarebbe stata una ciambella che si metteva a fare la corsa
Perché? Vediamo Furia che cos'è. Siamo una baguette in Furia. Attenzione. Spacca tutto. Oddio. Oh no. Oh no. Vabbè, è una ciambella un po' più grande, pensiamola così. Sì, peccato che non può rotolare. Spacca tutto. Ah, ok. Questo è più interessante. Almeno è più fattibile. Almeno. Oddio. Dai, è pure un pochino divertente. Altro che quella roba che è la modalità storie. Lo sto rivalutando un pochino per queste altre modalità. Nice, combo. Bot shot. No, no, no. Ma c'è il tempo limite? Sì, c'è il tempo limite per spaccare tutto. Oddio. Il lancio della baguette, va bene. Boh, andiamo a spaccare questi, suppongo. Dall'altra parte. Ah, è divertente da usare, nel senso che si possono fare i salti assurdi, però per muoversi, mamma mia, per muoversi. Ce la faremo. Pronto. Vabbè. Trova tutto il formaggio. Oh, questo sì che sarà divertente. Sì, sono praticamente gli stessi comandi del toast, perché la forma è simile, è solo meno spessore. Quindi nope. Nope. Non ho intenzione di soffrire. Gravità zero. Abbiamo provato tutto. Ovviamente la modalità libera neanche la provo, perché penso sia autoesplicativa. Diventa un toast. Oddio. What? What? Che è sta roba? Più che altro, perché? No. Qual è l'obiettivo? A parte una simulazione figa da laboratorio. Ok, suppongo sia raggiungere il tostapane, no? Diventa un toast, certo. Sarà raggiungere il tostapane, suppongo. È sicuro più comandabile, con visuale orribile ovviamente, della versione normale. Wow. 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 Vabbè. Questo era Ian Bread. Bocciato, bocciato dal dio dei toast in persona. Bocciatissimo. Delusione incredibile, di certo non vale i 10 euro che ho buttato in questo mese del PlayStation Now. Vabbè, dai, ci sarà qualcos'altro che riuscirà a piacermi al PlayStation Now. Ho pensato, ci faccio un video stupido e via. Vabbè, ci vediamo al prossimo video, suppongo, non su Ian Bread, a meno che a voi non sia piaciuto così tanto, ma dubito. E bye bye.